Fiore. Stefano Fiore, un applauso. Stefano Fiore innanzitutto ha un grandissimo pregio, se mi posso permettere presentandolo, vabbè, non che ne abbia bisogno. No, era il fulcro delle mie squadre di fantacalcio. Io non so se voi avete bazzicato il fantacalcio, ma lui era sempre classificato come centrocampista, ma in realtà tirava le punizioni, i rigori, era fantastico, quindi qualche credito lo spendevo su di lui. Quindi, a questo ringrazio punto, pubblicamente. Buonasera a tutti e grazie Michele per l'invito. Parlare alla fine naturalmente è sempre complicato, un po' perché i pareri di chi mi ha preceduto sono assolutamente autorevoli e condivisibili, un po' perché si è detto praticamente tutto. Io sono fondamentalmente d'accordo con tutto, soprattutto anche con quanto ha detto da signor Ferrari, che a volte si demonizza parecchio la figura del procuratore. In aggiunta a quello che è stato detto, io posso solo portare la mia esperienza, che è cominciata con il papà di Alessandro, il grande Dario, che è stata una persona molto importante per me, che ho avuto il piacere di conoscere tramite Lionello Manfredonia all'età di 17 anni. Oggi pensare di avere il procuratore a 17 anni è già una stortura, perché probabilmente già a 12-13, no? Almeno uno o due i ragazzi lo hanno già, ed è profondamente cambiato Alessandro, perché tuo papà è stato un secondo padre per me, mi ha accompagnato, credo, non lo dico con retorica, nella maniera giusta nella mia crescita, perché mi approcciava a diventare giocatore professionista con tanti punti interrogativi, ed è stata una persona molto importante. Poi il rapporto dopo qualche anno si è interrotto, sinceramente non perché non fossi contento, ma perché avevo probabilmente l'esigenza e il bisogno di avere una persona forse più coetanea, perché Dario era una persona, ripeto, quasi un secondo padre, non era probabilmente quello di cui avevo bisogno in un determinato momento, proprio perché avevo l'esigenza di essere seguito quotidianamente, cosa che ritengo, nonostante sia passato tanto tempo, sia necessario anche oggi. È vero che ci sono tanti, tanti impegni, non è facile, perché il giocatore di oggi probabilmente ha esigenze molto più importanti di quanto, no? ne avessimo noi qualche anno fa, anche se non è passato tantissimo tempo, e quindi c'è bisogno di una struttura dietro al procuratore, cosa che probabilmente una volta non era necessaria o comunque non era prevista. Devo dire, e lo dico alla fine del mio percorso, che mi è servito il procuratore, però oggi lo dico anche con un po' di tristezza, mi sarei aspettato qualcos'altro, anche e soprattutto dopo che ho finito di giocare. Io ho smesso di giocare innanzitutto, e non so il perché, questa è una cosa strana, e credo che il procuratore non mi debba solo permettere di avere un ottimo contratto, di tutelarmi in tutte le mie cose, ma deve essere una persona di supporto morale sempre, se ho un problema familiare, anche se non è di sua specifica competenza, no? Perché alla fine il procuratore ha altre funzioni, però c'è necessità di tante cose, e alla fine mi sono sentito un oggetto, lo dico anche in maniera molto serena. Non gliene faccio una colpa, per carità, perché ognuno è fatto a modo proprio, però mi sarei aspettato questo tipo di rapporto. Invece alla fine mi sono sempre detto, probabilmente io ero in quel momento una merce che gli servivo a ottenere anche un ingaggio importante. Nel momento in cui forse avevo bisogno io, è venuto meno. Questo per dire che chi avrà voglia di fare questo tipo di lavoro, secondo me deve avere un certo tipo di approccio, oltre che ovviamente competenze specifiche, l'aspetto morale è importante, perché un giocatore
non è solo un oggetto, ma è un uomo, ha bisogno quindi di supporti e soprattutto di essere, quello che hai detto te prima, consigliato nella maniera giusta. Oggi non so quanti procuratori, e il mio probabilmente è stato anche così, ti manda nella squadra giusta per te, con l'allenatore giusto per te, con l'ambiente giusto per il tuo carattere, con le caratteristiche tecniche giuste, non lo so. Magari ce ne sono e te sei uno di quelli, non lo so, ripeto, Alessandro. No, no, dico in generale, no? Però vedo spesso trattative o giocatori che finiscono in squadre che non c'entrano niente. E quello vuol dire che si considera solo un aspetto economico, no? E questo, ecco, è una cosa che mi sento di aggiungere, che sono, mi riallaccio a quanto detto dal direttore Salvini, che ha fatto un intervento perfetto. Oggi purtroppo mancano le competenze. Il procuratore magari è un ottimo avvocato, conosce le regole, sa fare un contratto, però credetemi che spesso mi capita, da non addetto ai lavori in questo momento, ma per averlo fatto per 20 anni giocatore, di parlare con persone che guadagnano milioni di euro e che non sanno che caratteristiche hanno i propri giocatori. E questo è allucinante, è pazzesco, però mi rendo conto che è così. E questo sinceramente è inaccettabile, perché quando hai la fortuna, la bravura, perché siete dei professionisti ed è giusto che guadagnate il 3, il 2, quello che insomma poi sarà quello che il presidente, il presidente poi, no, deciderà di darvi, però ecco che non ci, che a fianco alla capacità e alla al fatto di essere avvocato non ci sia di contro e di fianco un'esperienza tecnica, una capacità tecnica, per me è inaccettabile, perché se guadagni determinate cifre devi anche avere un certo tipo di preparazione. E infine, sì, un ultimo consiglio che si riallaccia, ripeto, a quanto detto dal direttore Salvini: partire dal basso, perché oggi è un mondo abbastanza saturo, dove probabilmente un'elite, una casta comanda tra virgolette o ha il potere, tutti gli altri in giro per i campi a tirarsi sulle maniche per arrivare a fine mese, però è lì che si costruisce qualcosa, è quello che manca oggi, perché ripeto, quelli che stanno lassù spesso sono bravi, hanno grande empatia con i presidenti, magari hanno grande capacità di persuasione, visto che oggi prevaricano anche direttori sportivi piuttosto che addetti ai lavori, però non hanno quelle capacità tecniche, e ve lo dico sinceramente perché li sento parlare e vedo soprattutto quello che combinano da un punto di vista del mercato. Chi invece ha la preparazione che parte dal basso e che soprattutto si comporta in maniera seria, non prendendo in giro famiglie, non promettendo di portare il proprio figlio alla Juve piuttosto che al Milan giusto per portarlo via dal procuratore che lavora nel paese, eccetera eccetera, credo che possa essere una maniera giusta per cominciare un processo di rinnovamento, per arrivare ad essere poi tutti quanti migliori. Bravo. Complimenti per l'intervento di Stefano Fiore. Qua adesso mi viene la curiosità, ma perché hai smesso di giocare e non sapevi perché? Non lo so neanche io. Vabbè, ma se c'era una volontà e se c'era un procuratore, in qualche modo avresti dovuto perlomeno tastare il terreno da qualche parte e cercare di capire. No, vabbè, non c'entra nulla col tema, quindi non voglio tediare nessuno. No, però sono le stranezze del nostro mondo. Io a 33 anni, dopo 33 partite all'anno, dopo nazionale, robe varie, così, d'improvviso mi sono ritrovato, ero a scadenza di contratto e mi sono ritrovato addirittura a stare un anno fermo. E ripeto, dietro non c'era nessuna richiesta di ingaggi milionari, oppure la voglia o la necessità di giocare ancora nella Lazio, nel Milan o nella Juve. Però siccome penso di essere stato un giocatore mediocre, non so, sufficiente,
magari potevo stare in panchina all'Atalanta, al Cagliari, o con tutto il rispetto per queste squadre, però improvvisamente sono rimasto un anno fermo. Il procuratore diceva che parlava con le società, ma non sono riuscito neanche ad andare in prova, se di prova a 33 anni e dopo il mio percorso si poteva parlare. Niente, quindi un anno fermo e poi sono tornato per scelta di cuore a Cosenza, dove avevo iniziato tutto e ho finito la mia carriera lì. Un applauso. Grazie mille Stefano. E a questo punto mi sorge un'altra domanda che però girerei ai dirigenti e al presidente, ma non sarà stato questo il caso. Però spesso si sente che ci sono procuratori che cercano di proporre giocatori e non ottengono neanche risposta dalle società. Ma adesso fa parte del mercato, aggiungo che... Rispondere è cortesia, però. Sì, adesso non so, io, no, a parte che i procuratori non parlano con i presidenti, ma che è evidente. Parlano con il direttore sportivo, questo non lo so poi come si comportano i direttori. Però io dico questo, noi abbiamo un target che abbiamo ormai, come dire, statuito, e per cui i giocatori devono avere quel tipo di target per poter venire a Lazio. E mi fa piacere che Fiore abbia rimarcato alcune cose. Io quello che sto cercando di far capire ai miei giocatori, lo dico spesso, non tutti hanno questa mentalità. Noi cerchiamo di allenarne il fisico, la mente, ma cerchiamo di allenarne anche lo spirito, cioè nel senso di far crescere l'uomo nella sua interezza a 360 gradi, perché hai detto bene, non tutte le squadre sono idonee per i giocatori, non tutti i procuratori sono idonei per il giocatore. Quando io dicevo che il procuratore, al di là dell'avvocato che fa il contratto eccetera, deve essere una persona che lo consiglia, che vive H24 i problemi del giocatore, che è in grado quindi di indirizzarlo, avendo la conoscenza a 360 gradi del mondo del calcio, cioè delle società, nel suggerirgli quale è la società migliore per quelle sue peculiarità. Purtroppo questo non avviene quasi mai, perché tutti puntano soltanto sull'aspetto economico. E io quello che cerco di far capire a tante persone, e sono arrivato fino anche scientemente a decidere, fai la tua strada, perché far capire che queste persone, guarda che cosa strana, adesso lo dico senza tema di essere smentito, parlo di fatti, tutti i giocatori, alcuni giocatori che da noi hanno fatto benissimo, sono andati in altre squadre, avranno preso più soldi, ma sono crollati. Questo perché non trovano quell'ambiente, quel rapporto, no, umano. Cioè io è chiaro che non posso competere con una squadra come la Juve, che ha 380 milioni di ricavi, no? E quindi è in grado di poter elargire degli emolumenti che sono in linea con quei ricavi che ha. Però io competo, sai, su che cosa? Sui rapporti. E quindi cerco di creargli delle condizioni appetibili, trasmettere l'orgoglio dell'appartenenza con alcune, come dire, situazioni che possono rappresentare, fare la differenza nel rapporto. Se la persona è sensibile, le ricevisce, se non è sensibile, pensa solo al portafoglio, pagare moneta, vedere cammello, la moneta non la vedo, arrivederci, grazie, vanno. Questo è il dato dei parecchi giocatori. Però poi alla fine questi giocatori si perdono. Io quello che, quando dicevo che il procuratore prima, non dicevo in senso negativo, che la fortuna dei giocatori, lo dico questo sono convinto, ormai sono 14 anni che faccio il presidente della squadra di calcio e ho vissuto sia l'aspetto dilettantissimo, la Serie D, sia la C2, sia la C1, sia la B e sia la A, quindi penso di avere ormai una squadra. La fortuna del giocatore è il procuratore. Se è una persona che lavora veramente nell'interesse del calciatore, il calciatore si vede, è una persona che diventa equilibrato, sereno, è contento, eccetera. Se viceversa è esasperato, perché noi ci siamo parlati su altri temi, e allora a quel punto la ricerca non si accontenta mai, perché prende 1 milione, vuole 2 milioni, prende 2 milioni, vuole 3 milioni, eccetera. Adesso non voglio tornare. I greci dicevano gnosis auton, non conosci questo, qual è anche il suo limite? Cioè tu devi, il calcio, il procuratore deve essere anche
il padre, il professor Fedice, ma anche quello che lo fa ragione, dice: guarda, scusa, tu, secondo me la tua posizione migliore è questa, perché guadagni bene, perché stai bene, perché c'è. Questa è come la scelta della moglie, insomma, è la stessa cosa, no? Quindi voglio dire, se uno va a ricerca a fanata dell'aspetto economico, non ci avrà mai limiti, e infatti vedete quanti giocatori poi ritornano in fatalità e dopo aver guadagnato, sì, ma ho guadagnato, ho capito, ti sei venduto, perché questa è la verità, hai svenduto la tua persona. Allora, se la persona, diciamo così, rinuncia a parte di se stesso, della sua indole, delle sue qualità, per un prezzo, è una scelta. Noi queste persone non le vogliamo. Io dico, io personalmente non le voglio. Io voglio persone che facciano una scelta col cuore, poi devono essere giustamente, svolgono una professione, devono essere remunerate nel migliore dei modi, e devono essere, se le devono guadagnare, nel senso, deve essere anche una forma di ambizione crescere, no? Altri invece vogliono accelerare i tempi, fanno le scelte e abbiurano qualsiasi cosa, infatti poi vedi, lasciano pure le famiglie parecchie di questi, e poi alla fine, ecco. Grazie.